La completiva con i verbi di timore è introdotta da ne quando si verifica il contrario, ossia quando si teme che accada un fatto che non si desidera. Sed metuo, scrive Cicerone ad Attico, ma temo, ne de pecunis repetundis damnetur, che, sottinteso Catilina, damnetur venga condannato de pecunis repetundis per concussione. Cicerone teme che si verifichi ciò che non vuole, cioè che Catilina sia condannato per concussione. Per questo la completiva con i verbi di timore, in questo caso, è introdotta dalla congiunzione ne. Traduciamo ne in italiano con la congiunzione positiva che nella forma esplicita, oppure con la preposizione di seguita da infinito nella forma implicita. Ricapitolando, la particolarità delle completive rette dai verba timendi, cioè dai verbi di timore, consiste nel fatto che la congiunzione negativa ne deve essere tradotta in italiano con la congiunzione affermativa che. La congiunzione positiva ut o la doppia negazione ne non devono essere tradotte in italiano con il negativo che non o di non. Per quel che riguarda l'uso dei tempi, le completive rette dai verbi di timore seguono la consecutio temporum della subordinata finale.